Qual è il futuro del partito adesso che i dalemiani hanno costituito un gruppo a sé stante? Come lo rifonderete il partito e chi sarà alla guida del partito locale leccese? Ma intanto non si parla di rifondazione di un partito, ma bensì di dare continuità ad un'idea progettuale molto importante, dove l'humus in primis è quello di essere partito progressista e riformista e soprattutto pluralista. È un partito questo che effettivamente ha iniziato un grande viaggio, che guardando al passato, alle diverse culture, è riuscito non soltanto in un merito importante, ma bensì in una connotazione identitaria di un partito democratico forte, che è passionale, ma soprattutto che sta tra la gente e non populista. Adesso c'è bisogno di un segretario forte, autorevole a livello leccese. Secondo lei quali era, girava anche il suo nome, però no, vorremmo sapere se c'è possibilità e secondo lei chi è, quale potrebbe essere il nome giusto? Innanzitutto io sono uno che non si affeziona ai nomi, certamente c'è una stagione per tutti e questa penso che non è la mia stagione nelle vesti di segretario provinciale, che sarebbe un grande onore andare a ricoprire, ma credo che ci sono tante persone brave, capaci e che certamente potranno dare impulso e capacità e spinta propulsiva al partito. Per esempio ad Afiore? Ma guardi, non riuscirà a farmi fare dei nomi, perché sono convinto che si deve spingere verso un'idea identitaria, ma soprattutto unitaria del partito, e ce la metteremo tutto per arrivare ad avere un nome che sarà lo stereotipo di un'unità forte, ma soprattutto a trazione anteriore e con un motore a tanti cavalli e a tanti cilindri. Ci si allierà con l'MDP oppure no? Ma guardi, i nostri amici MDP e Articolo 1 rimangono sempre persone da noi molto stimate, persone che hanno avuto un percorso e una storia importantissima della quale non bisogna sottovalutare e che comunque vanno ovviamente guardato con grande attenzione. E per quello che mi riguarda io sono una persona distributore di gentilezza, ma soprattutto generatore di armonia, e credo che l'armonia nel centro-sinistra, mai come in questo momento, è di vitale importanza.